De Magistris ha fallito, si torna alle elezioni a maggio, sbandierando un articolo uscito all'epoca della campagna elettorale in cui i due sfidanti promettevano dimissioni nel caso di mancata ripresa. Il leader dell'opposizione cittadina Gianni Lettieri, senza mezzi termini, chiede le dimissioni di sindaco e giunta per non aver rispettato, a suo avviso, i termini del risanamento urbano. L'imprenditore del centrodestra è fortemente critico, soprattutto sulla situazione San Carlo. Lignola sia stata un'ottima scelta, la scelta scellerata è stata quella di non aderire al decreto Bray. Potevamo aderire al decreto Bray senza prevedere ovviamente licenziamenti, senza prevedere esuberi di personale né riduzione di costi del personale. Era una cosa da fare, Lignola è una persona seria, io credo che possa fare bene. L'importante è che nel giro di 2 o 3 mesi si ripassi all'ordinarietà. Bisogna tutelare le maestranze del San Carlo per l'esperienza che hanno e la professionalità che hanno, però questo significava aderire al decreto Bray, come hanno fatto tutti i sindaci d'Italia, da Marino a Renzi. L'unico che non ha aderito al decreto Bray o che non voleva aderire al decreto Bray era De Magistris. Un motivo ci deve essere. Il motivo è che probabilmente voleva azzerare le cariche e piazzare come al solito gli amici degli amici.